La prima volta che ho visto l'ultimo tango a Parigi me la ricordo molto bene perché eravamo un gruppo di amici, credo in prima o seconda superiore, e abbiamo scoperto per la prima volta questo film del quale non sapevamo l'esistenza. Ci siamo anche un po' eccitati tutti perché la famosa scena, no, che è quella che poi fece scandalo in tutto il mondo, a noi sinceramente tutto sto scandalo non ci fece perché non eravamo abituati a ben cose peggiori già all'epoca. Però mi colpì moltissimo la luce, mi colpì moltissimo vedere Marlon Brando già adulto, perché credo avesse già più di 40 anni, 45, e questa giovane ragazza con questo corpo meraviglioso e questa storia tra, per noi, una persona anziana, io oggi ho la stessa età, e con una ragazzina ci sembrò un po' un... Era più quello lo scandalo della scena poi famosa, in effetti. I costumi del film all'epoca non mi colpirono particolarmente perché poi approcciavo appunto al mio mestiere, ero proprio all'inizio, avevo scelto i miei studi all'Istituto d'Arte come moda e costume. Però rivedendolo poi negli anni mi sono accorto che i personaggi sono ben definiti attraverso l'abbigliamento, come appunto il famosissimo cappotto di Marlon Brando. E anche Maria Schneider è vestita alla moda dell'epoca, questo ancora un po' sessantottina lei, e mi colpì tantissimo la libertà di indossare, Maria indossava questi cappotti con quasi niente sotto, e esaltavano la sua fisicità, aveva queste tette meravigliose, e quindi tornava benissimo con tutta la storia.